Una sassata di Lucca al minuto 88 rende indigesto il pannettone del Bari. I biancorossi di Auteri non concretizzano il vantaggio segnato da Dursi nel finale del primo tempo e tornano dal Barbera con un solo punto in cassa. L'1-1 rende merito a una partita che ha visto il Palermo, in divisa celebrativa per i 120 anni di storia, crederci fino alla fine e ottenere un pareggio meritato. Le formazioni: Boscaglia dispone il suo Palermo con il 4-3-3. Ogier e Luperini sono gli interni, Rauti e Canute a supporto di Saraniti. Auteri ritrova Sabbione e Derisio tra difesa e centrocampo. In attacco nel 3-4-3 ci sono Marbone. Santenucci e Dursi, avvio di partita vibrante, Rauti carica il destro dal limite dopo aver superato Celiento, Frattali vola a murare in corner, ancora Rauti protagonista al sesto, Canutè lavora palla a destra Rauti brucia la difesa a centro area e a pochi metri da Frattali stacca tutto solo conclusione alta, primo tiro del Bari nei piedi di Dursi, il numero 11 si libera con caparbietà al limite dell'area e calcia a giro, telefonata per i guantoni di Pelagotti chance capitale per gli ospiti al sedicesimo un rimpallo a Ziona Marras che va via in campo aperto ma sul ritorno di Crivello scarica su Dorazio, diagonale strozzato che Termina sul fondo. Boscaglia perde Marconi per un infortunio a metà primo tempo. Al suo posto Lancini. A guidare un buon Palermo è sempre Rauti. Conquista una punizione dai 20 metri e calcia, alto di poco sulla traversa di Frattali. Al primo vero tiro in porta il Bari passa. Ripartenza armata da Ciofani a destra, appoggio per Marras che controlla e calcia. Rimpallo tra Palazzi e Rauti e palla che arriva sui piedi di Dursi. Destro nell'area piccola per battuto. Il portiere siciliano ferma a 278 minuti la sua imbattibilità. L'attaccante napoletano ritrova un gol che mancava da più di due mesi e l'acuto che chiude il Primo tempo. Pronti via e nella ripresa il Palermo a farsi pericoloso. Manco a dirlo e Rauti a staccare su invito da destra. Tutto solo il 23 spedisce alto. Passa un minuto ed è ancora Rauti a calciare dal limite. Frattali si distende e devia in corner. Il Bari perde Celiento già non al meglio. Alla vigilia al nono dentro semenzato con Ciofani che scala in difesa. Intorno all'ora di gioco si fa vedere Mirko Antenucci. Punizione a giro che supera la barriera ma non trova la porta. Boscaglia rivoluziona la squadra passando al 4-2-4 con Silipo e Floriano. Il Bari ne approfitta cercando spazi in ripartizione partenza, Dursi in campo aperto entra in area ma anziché servire Marras o Antenucci calcia debolmente tra le braccia di Pelagotti, 30 secondi alla sua partita finisce dentro Lollo, gol sbagliato, gol subito, regola che rischia di verificarsi al 32 quando Luperini mette dentro un cross di Floriano non trattenuto da Frattali, l'assistente Ceccon vede un fuorigioco di Saraniti, gioco fermo tra le proteste, Varia un passo dal bis al 35esimo, la palla buona è sui piedi di Dorazio che chiude il sinistro ma non trova la porta, la porta la trova e come Lorenzo Lucca all87 punizione dai 30 metri, conclusione con le tre dita e Sassata che spacca i pali. Da rivedere il posizionamento di Frattali e la rete che di fatto chiude la partita. Gli ingressi di Simeri e Candellone non cambiano di una virgola il risultato. Palermo e Bari chiudono il 2020 con un punto a testa. I biancorossi vanno a meno 6 dalla Ternana Capolista.